Buonasera, nuovamente in diretta, 22:18 in studio Massimo Bonella per un aggiornamento delle notizie per quanto riguarda il terribile incidente che si è verificato a Bologna nel raccordo anulare sulla carreggiata A14, appunto dentro il raccordo. Un terribile incidente che l'Italia non ha ricordi così, di una cosa di questo tipo. Al limite risaliamo alcuni anni fa, intorno a, non ricordo bene, 2009-2008, con un incidente tremendo all'altezza di Cessalto. Siamo in A4, dove un autotreno addirittura è saltato sull'altra carreggiata. Come sapete, l'autostrada è formata da due carreggiate. È saltato sull'altra carreggiata, dove c'erano i veicoli che provenivano dal lato Trieste, e lì ne ha investiti alcuni, nel senso che questi sono trovati di colpo questo camion e sono andati a finire sotto. Da lì poi anche lì, appunto, un'esplosione, una vampata, un incendio, insomma, ci fu. Ci fu veramente, insomma, ci furono morti e feriti, insomma. Un incidente terribile, ecco, questa volta a Bologna, ma non di meno perché, cioè, inutile, non di meno perché se noi andiamo a vedere giù in Sud Italia, in Puglia, nel Foggiano, c'è stato un furgone che trasportava degli extracomunitari che andavano a lavorare nei campi, che ha praticamente fatto un frontale con un tir, e sono morti quasi tutti gli extracomunitari. Si parla di 12 morti, quindi praticamente ancora, se vogliamo vedere un attimo più grave, giustamente nella prima edizione speciale faceva notare anche il nostro editore Rosario Moreno, è più grave di quello di Bologna, perché ci sono stati più morti. E cosa volevo dire? Quello di Bologna poteva essere stato un'ecatombe. Adesso ancora la notizia è in corso, non sappiamo di preciso quanti feriti, quanti morti. Qui adesso, cioè, oggi si parla di due morti, poi sembra che sia ridimensionata la cosa, solo un morto. Ecco, vediamo di capire dunque questo incidente che, ricordiamo, si è verificato sul ponte della tangenziale a Borgo Panigale, che è stato travolto un tir, che sembra che sia un'autocisterna con GPL, e dall'esplosione io credo sia stato proprio GPL dall'immagine che abbiamo visto, e poi naturalmente coinvolti altri mezzi. Si è quindi innescato un rogo esteso poi anche alle concessionarie lì vicine, quindi alle auto, e da lì ovviamente ci sono state delle esplosioni, perché questo incendio ha coinvolto anche le auto, e di conseguenza vi lascio immaginare, quindi fiamme, esplosioni, eccetera. Feriti anche lì, nelle concessionarie. Parzialmente crollato il ponte del raccordo di Casalecchio A1 A14, chiuse in quel tratto autostrade tangenziale. Pensate, addirittura questa esplosione talmente forte ha fatto crollare il ponte. Cioè, l'intera carreggiata è crollata sotto sulla viabilità ordinaria. Insomma, è una cosa veramente spaventosa. Per quello noi siamo focalizzati subito su questa notizia qui rispetto a Foggia, perché potrebbe essere stata un'ecatomba. Poi, andando a pesare un po' le situazioni, abbiamo visto che giù in Puglia, come dicevo prima, l'incidente è più grave. Si parla, ripeto, di 12 morti di questi poveracci, di questi extracomunitari che già fanno una vita che non è vita, in più hanno dovuto perderla poi in un tragico incidente. Ecco, c'è da chiedersi perché anche qui il governo non metta un po' di ordine su questi modi, su queste situazioni lavorative. Il sindacato mi farebbe sentire che cosa ne pensa. Insomma, sono tutte domande che emergono, e qui motivo di approfondimento, di aprire nuove trasmissioni solo di approfondimento per Massimo, capire il scusami, peccato.
Prego, Rosario, abbiamo sempre anche Allora, Rosario. Foggia, buonasera a tutti quanti cari amici. A Foggia, la strage dei migranti, sì, sono 12 morti e 3 feriti, almeno sono stati confermati negli articoli che leggo. Sì. Però Di Maio ha detto che ci vogliono più ispettori contro il caporalato. Sembra che Di Maio voglia mandare ispettori, insomma. Domani Conte sarà in Puglia, il primo ministro, e la CGIL comunque, insomma, per mercoledì ha proclamato lo sciopero, una marcia contro il caporalato. Perché la CGIL dice sono se senza interventi continueremo a contare le vittime. Ed è così. Fin quando esisterà questa situazione, conteremo le vittime perché si prenderanno i più disgraziati, tra virgolette. Le persone si metteranno a lavorare per pochi euro al giorno per poi finire come si finisce, perché ricordiamo che anche sabato scorso c'è stato un altro incidente, insomma, con 4 morti. Esatto. Questo è quanto per quanto riguarda l'incidente di oggi nel Foggiano. Quindi 12 le vittime, ripetiamo. Sulla statale 16, la strada statale che nella località Ripalta e nel territorio di Lesina. Lo precisano ancora una volta i carabinieri, vengono estratti i corpi dalle lamiere accartocciate. Uno scontro tra un tiro e un furgone carico di persone, quindi non di cose, ma persone, di rientro dal lavoro della raccolta dei pomodori nei campi, perché adesso questo è proprio questo il momento. Quindi poi dice con una dinamica praticamente identica a quella dell'incidente avvenuto sabato scorso, poco più a sud, quindi sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in cui sono morti 4 braccianti e altri 4 sono gravemente feriti. Quindi sono in corso le indagini, insomma, per capire dietro a queste morti ci sia il caporalato e i metodi di trasporto di questi lavoratori, insomma. Intanto mercoledì centinaia di braccianti sono pronti a scioperare ed è stata organizzata una marcia di protesta. Per quanto riguarda questo bruttissimo incidente dove insomma, 12 persone hanno perso la vita. Mentre per quanto riguarda Bologna, e mi ricordo quando andate a vedere sul Fatto Quotidiano l'articolo, cari amici, c'è proprio un'immagine che mi ha rattristato. Aspetta un attimo che qua parte di tutto, mi parte di tutto sotto. Dice l'articolo che è stata l'autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l'incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale, quindi vicino Bologna. A fare luce su quanto è successo c'è un video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell'incidente. Quindi l'autista dell'autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. Sì, il Quindi due video l'ho visto mezzi. poco, fa. Quindi cioè, questa è una situazione drammatica. E qui vengono tanti sospetti, ora non Sono si sa. troppi morti sulla strada, troppi. Troppi morti sì, ma allora, voglio dire, viene dei sospetti, perché più volte sento questi tamponamenti, si forma la coda, arriva uno dietro a tutta velocità e va addosso la coda, no? Ma in diverse occasioni. Quindi io sospetto che questa gente, mentre guida, guarda il cellulare. Ecco, Fa come altre oggi. cose, ecco. Fa altre cose che guidare, Cioè, guidare. sembra che, ma guardando quella dinamica, ti viene da sospettare. Ovviamente non lo sappiamo, adesso vedremo, ripeto, le indagini cosa porteranno, però ti viene da sospettare che sia questo. Comunque c'è il video della Polizia di Stato che ha ripreso tutta la dinamica dell'incidente. Comunque c'è il testimone, hanno detto che c'erano persone che scappavano urlando, addirittura avevano le braccia ustionate a Bologna. Eh sì, poi mi viene in mente Viareggio, un po' un fatto simile. Quindi questa è la situazione drammatica di oggi sulle nostre strade, cari amici. Ricordate e vi ripeto sempre, niente cellulari, non bevete, soprattutto non fumate, sapete cosa, quando guidate. Benissimo, Massimo, ti ricevo dalle linee, scusami, ma volevo appunto fare il punto sul Foggiano, ecco.
No, hai fatto bene appunto riportare un po' quello che hanno detto anche, quello che appunto ha riferito il governo, ma io ti dirò di più, cioè questa storia dei caporalati, di questo modo di lavorare eccetera, no? Cioè deve essere lo Stato italiano che vieta una cosa di questo tipo, e non fuori. Massimo, il problema è questo, che in Italia si dice di fare qualche cosa sempre quando è successo il guaio, Sì, non prima, infatti. perché il caporalato non esiste da oggi, non è una cosa di oggi con l'incidente del Foggiano, il caporalato è una cosa che esiste da decine e decine e decine e decine di anni, con lo sfruttamento delle persone, perché Sarebbe tutto giunto il questo. momento, e sarebbe giunto il momento di dire che siamo nel 2000, basta, queste storie, basta. Cioè, e quindi Io spero che questo governo ci metta la cosiddetta pezza. Se, nel senso, parlano tanto. Se, abbiamo parlato per 50 giorni di immigrazione, di fermiamo i clandestini, facciamo questo, però le cose interne nostre non le abbiamo neanche viste. sì, Ah, cioè, ecco. io vorrei Oggi dire a un vuoi. Di Maio, a un Salvini: Salvini, ma onorevole Salvini, ma lei, insomma, si è mai accorto che in Italia esiste il caporalato, che esiste questo tipo di sfruttamento? Qua il punto, sì, E esatto. non mi venite a dire, non mi raccontare la storia dell'orso, che dice, vabbè, se non arrivassero i migranti, i clandestini, non ci sarebbe questa situazione, perché sarebbe, la situazione c'era anche quando non c'erano i migranti, quindi con gli italiani lo facevano. Quindi basta nascondersi dietro un dito, si intervenga, ma si intervenga duramente. Molte volte, sai, si fanno queste politiche per prendere voti, non perché effettivamente Ah gli beh, certo, interessa. ma secondo te perché lo fanno? Parliamoci chiaro, Se cioè. la Lega ha parlato degli immigrati per 50 giorni ha raddoppiato quasi i suoi voti, cioè le sue percentuali, non raddoppiati i voti. E il 5 Stelle adesso stanno recuperando perché ha parlato del decreto, quello che si sta parlando oggi in Parlamento, il decreto dignità. Quindi, cioè, adesso decreto dignità, muovete il culo dalla sedia, mandate gli ispettori e fate il vostro dovere, perché questo la gente vi ha mandato al Parlamento, per questo, al governo. Ecco, io adesso ritornerei perché su Foggia avete un po' tutto, anche il ruolo del sindacato, il ruolo del governo dovrebbe avere, insomma, ecco, ottime le tue precisazioni. Ecco, ritornando a Bologna, ricordiamo che poi non solo Bologna, questa mattina c'è stato un brutto incidente anche in A4 Serenissima, proprio prima di Padova, venendo da Milano. E c'è stato anche lì un incendio, parliamo di due morti, insomma, ho visto i titoli di alcuni telegiornali locali che parlavano di inferno in A4. Cioè, voglio dire, poi altri ancora, cioè, ogni giorno c'è in queste autostrade problemi, ci sono problemi di questo tipo, incidenti più o meno gravi. Purtroppo c'è anche da dire che la stampa non sempre li riporta in maniera puntuale, ma qui bisogna parlare di questo problema perché bisogna fare qualcosa. Anche qui l'invito al governo a intervenire. Adesso abbiamo questo governo che ci fa un po' sperare. Speriamo che facciano delle leggi adeguate, di dire bene, mettiamo in sicurezza le autostrade, prendiamo questi mezzi pesanti, che almeno quelli che portano materiali pericolosissimi, uso superlativo assoluto, perché qui parliamo di GPL o gas liquido, cioè sono materiali pericolosissimi, almeno quelli farli viaggiare su ferrovia. E che altro c'era? Per questi sono incidenti annunciati, Rosario, no? Perché è facile pensare, questi autotreni lanciati in velocità con queste sostanze altamente pericolose, in caso di incidente, come può non capitare niente, si risolve con dei tamponamenti al massimo con un rovesciamento senza prendere fuoco, o come potrebbe succedere delle vere e proprie Dei veri e propri disastri, che quello di Bologna è stato un'ecatombe, lì può veramente, secondo me, ci si è andata proprio di lusso, scusatemi se uso sta parola, perché due morti sono sempre due morti, per Certo, me certo. anche un Ora, solo morto è un morto sulla sì, ora strada, ridimensionato quindi uno. Comunque. è stata ridimensionata uno, per fortuna almeno quell'altro, insomma, sarà salvata, ma come? Quindi il discorso è sempre quello, caro Massimo. Si parla tanto nel nostro paese, ma alla fin fine si fa poco. Perché non è di oggi, è
il problema delle autostrade, il problema della strada, il problema dei TIR. È un problema che va avanti da quando sono nati i TIR, da quando c'è questo traffico sulle nostre autostrade. Sì, Cioè, questa a politica. noi arrivano TIR da tutto il mondo, si può dire, o da tutta Europa di sicuro. Le Sì, nostre il industrie, passaggio è soprattutto al l'acqua. nord, ne È vediamo l'acqua. tanto. Io qui a Treviso ne vedo tanti di mezzi pesanti che arrivano dalla Polonia, arrivano dalla Cecoslovacchia, dalla Slovacchia, da diversi paesi, dalla Germania, eccetera. Cioè, Sì, certo. li vedo. Certo. Oltre i nostri camion, oltretutto. Sì. Quindi, incominciamo a fare ragionamenti diversi di come deve viaggiare la merce, oppure non si risolverà mai il problema, perché il problema è l'uomo, è l'essere umano. Sì, dobbiamo intervenire anche proprio, come dicevo oggi nella prima edizione, per motivi di sicurezza, perché qui ci sono dei problemi oggettivamente, perché su queste cose Ah, succedono. poi mettiamo in periodo estivo, cioè, ma siamo che c'è un periodo che adesso la gente va al mare, va in vacanza, si muove. Figuriamoci, ti lascio immaginare quando trovano questi villeggianti come reagiscono in quelle cabine, mamma mia, che magari si impiantano lì a una velocità bassa, bassa, intendo 70, 60, 80, cioè, ho visto addirittura, mi raccontava un amico, che un collega, che aveva un problema all'autovettura e doveva andare piano, non riusciva ad andare dopo sopra una certa velocità. Dietro non, mi ha detto: guarda, da aver paura, le minacce che arrivano da dietro, cioè a colpi di clacson, ti si avvicinano a pochi metri, pochissimi metri dalla tua autovettura. In caso di frenata d'emergenza, per qualsiasi cosa improvvisa, ti schiacciano. Cioè, ma ci rendiamo conto? Queste cose qui non se ne parlano mai, non se ne parla mai, i media non ne parlano mai. Che vadino con le telecamere lì a vedere, a fare delle prove in macchina e filmare queste situazioni qua. Come dicevo anche nella prima edizione, l'esempio che ho fatto in A4. Con la nebbia fitta non si vede niente e questi ti sorpassano con visibilità zero. Se dopo c'è un ostacolo, un qualcosa di fermo, un mezzo fermo, questi non si schiantano tutti e abbiamo le prove che succede questo con l'incidente a Cessalto di alcuni anni fa, che fu un incidente a catena lungo chilometri, con non so quanti feriti, non so con quanta gente. Ecco, voglio dire. Ma capita, quando mai capita? Ma può sempre capitare, cioè, non si capisce certe mentalità, io veramente non riesco a capire certe mentalità, perché a volte senti risposte di questo tipo, ma capita una volta ogni tanto, ma adesso però vediamo che quasi ogni giorno, almeno in A4, ci sono incidenti più o meno gravi. Quindi, per forza di cose, non perché lo diciamo noi, ma per forza di cose, bisogna porre un rimedio, mettere in sicurezza questi tratti autostradali, in modo particolare la 4, per non parlare della 1 in gallerie, che se c'è qualcosa da sotto non vi lascio immaginare. Cioè, ecco, quindi c'è bisogno di sistemare un po' questa cosa, questa situazione, perché è un problema grave, un problema serio. Questa è, purtroppo, siamo sempre con questo ritornello, ma questo è il discorso, non c'è da pensare a chissà che cosa. Sta di fatto che c'è questo grave problema. Io ti dirò un'altra cosa, caro Rosario, stavo riflettendo prima, mentre guardavo un po' le notizie, guardavo un po' queste dinamiche, guardavo un po' queste esplosioni. A proposito delle esplosioni, si parla di GPL, abbiamo visto che razza di esplosione. No? Che fiammata, è spaventoso. Invito i nostri ascoltatori di fare un giro su internet, che trovate subito, basta che cliccate, basta che scrivete su Google incidente a Bologna, incendio a Bologna, vedete che subito delle immagini, dei filmati, delle fotografie, ma dovreste vedere che razza di esplosione bestiale, una cosa spaventosa, quella è il GPL che fa. L'abbiamo visto a Viareggio, che ha interessato anche le case attorno. Ma vi rendete conto, la gente che era a casa, al di là della ferrovia, che guardava la televisione,
con calma, si rilassava, stavano lì tra di loro a parlare. Faceva caldo, molto probabilmente tanti erano ancora su in divano, e tutto un tratto si trovano che il fuoco dalla sede ferroviaria gli arriva in casa, li brucia e li uccide. Ma vi pare che sia normale una cosa del genere? Cioè, in un paese europeo che accada una cosa del genere? No, 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 non riesco mica a capire, cioè è inaccettabile una cosa del genere. E non ho finito, adesso arrivo alla ciliegina della torta. Andiamo a Chioggia Sottomarina. Hanno messo lì dei grossi, chiamiamoli serbatoi, insomma, dei cilindri enormi, alti come un campanile, quindi vi lascio immaginare, altro che le cisterne di Bologna. Lì a pochissime centinaia di metri dal centro storico di Chioggia, poi c'è Sottomarina. Se esplode per qualche motivo, perché gli incidenti industriali ci possono essere, ci sono sempre stati. Quindi, durante le operazioni in corso di carico o scarico, quello che è, insomma, durante le operazioni in corso, quando ci saranno, perché ancora non è in funzione. Vi lascio immaginare se succede un innesco, un qualcosa, un fulmine che non so, che vada a innescare, che uno di questi enormi serbatoi scoppia. Vi lascio immaginare cosa può succedere nelle città di Chioggia Sottomarina. Cioè, nemmeno ci penso, perché immagino una carneficina, ma non solo lì, anche poi in tutta la zona circostante, gli altri paesini piccoli di là della Romea, eccetera. Ecco, vi lascio immaginare cosa può succedere. Ma allora io dico sempre, no? Se c'è un extraterrestre che viene giù su questo pianeta e vede delle cose, sì, purtroppo ben più gravi, la fame nel mondo, le guerre, cioè, ma se si sofferma un attimo, fa una zoomata su un paese come il nostro e vede situazioni di questo tipo, e dice: ma questi mica si vogliono bene tra di loro. Questi non si vogliono bene, perché, e qui mi collego col discorso del dottor Snaulin che si faceva poc'anzi, appunto nella prima edizione che proprio abbiamo preso la trasmissione sua, l'abbiamo prolungata. Allora, direbbe: ma della carta straccia, ok, carta straccia qua, che non vale un figo secco, per della carta straccia, alla fin fine, la gente rischia anche di morire, non importa, l'importante è che facciamo denaro. Poi, se anche la nostra vita si mette in repentaglio e quella dei nostri figli, non importa. Questo vuol dire non amare nemmeno i propri figli. Mettiamo al mondo dei figli in mezzo ai pericoli così. Oppure li andiamo a minacciare con questi progetti nefasti da non so come definirli, insomma. Ecco, molto interessante, Rosario, sarebbe avere in diretta, magari fosse in ascolto che ci chiamasse, comunque avere in diretta il rappresentante del comitato No GPL a Chioggia, perché allora sarebbe interessante veramente sentire una sua opinione dopo questi incidenti, mettendo anche in evidenza quelli del passato, tra cui Viareggio questa mattina, l'incidente di questa mattina in A4 prima di Padova, perché c'è stato quel furgone che ha tamponato il camion. Quel furgone trasportava delle bombe del GPL, sono scoppiate le bombe del GPL, quindi io ho visto delle immagini lì che c'erano. Ho parlato stamattina con una persona che veniva giù dalla Liguria, ok, e mi ha raccontato un po', era ancora sconvolto da quello che ha visto. Quindi figuriamoci Bologna, figuriamoci, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, se scoppia un serbatoio enorme, ne sono due, se non vado errato, se non un terzo, mi sembra due sicuro comunque, che sono lì pronti per essere riempiti a poche centinaia di metri dal centro storico di Chioggia. Sono alti, se voi, sono messi orizzontalmente. Se voi li mettete in piedi, questi serbatoi cilindrici, sono alti come un campanile, larghi come un campanile, ok? Campanile messo, diciamo, in strato orizzontale. Provate a immaginarvi, ragazzi, cari ascoltatori, se scoppia una roba del genere. E per non parlare poi di tutte quelle politiche nefaste, a dir poco nefaste, di voler costruire, ancora quando c'era sul governo. Il governo di Sua Maestà Emittenza, il governo di destra, voleva installare le centrali nucleari in zone altamente popolate come Chioggia, Sottomarina, Padova, poi dalla parte più sua verso est, qua Monfalcone, eccetera. Ma vi rendete conto?
Ma vi rendete conto cosa vuol dire se ci sono dei problemi su una centrale atomica? Avete visto Fukushima, avete visto prima ancora Chernobyl? Ma sono della nuova generazione, non voglio niente, l'incidente ci può sempre stare. Guardate Fukushima allora, che loro sono il top della tecnologia avanzata. Eppure guardate cosa è successo, un incidente simile a Chernobyl. Allora, in che mani siamo? Ma chi è qui? Chi sono queste persone che amministrano il paese? Cioè, guardiamoci, cari amici, attorno e molto bene, perché qui io vedo i nostri figli, a parte noi, saltiamo pazienza, è andata così, ma i figli che hanno una vita davanti, cioè io li vedo minacciati seriamente da gentaglia, che non sa far politica corretta. Ma sa solo mettere in repentaglio la vita del prossimo, dei nostri figli. Sono le 22:43. Questa è la situazione che emerge purtroppo. Non è che siamo contenti di fare questi discorsi qua, eh? Perché ci fa male anche a noi. Certo. Bene, Massimo. Allora, Allora. diamo l'ultimo aggiornamento, vediamo una breve rassegna stampa, poi io ti do la linea a Rosario e possiamo anche chiudere. Certamente. Ecco, io naturalmente dico sempre, rinnovo l'appello, ma cioè, è molto difficile, ma comunque se fossi in ascolto il presidente, il rappresentante del comitato No GPL di Chioggia, di chiamarci pure a Radio Strago, se ci manda un messaggio, perché la chat è visibile, e noi lo chiamiamo subito in diretta. Comunque è una trasmissione che faremo con loro per capire intanto il loro stato d'animo di fronte a questi incidenti qua. E quindi vedere poi che cosa ne pensano per quanto riguarda il loro problema. Allora, siccome vedo che non c'è tempo, perché mi arriva un segnale che non c'è tempo, sono le 22:44, dobbiamo chiudere alle 45. Ecco, niente, io vi invito a entrare nella rete, di cliccare proprio in Google incidente a Bologna e potete vedervi tutta la rassegna stampa con le immagini e le foto. Vi rendete conto che situazione terribile che ha vissuto purtroppo ancora una volta Bologna. Grazie per averci seguito, gentili signore e signori, buonasera.